Bella ragazzi, eccomi qui, sono io Gigi su Call of Duty Black Ops 2. Questa è la mappa Uplink, mappa dei DLC. E devo dire, mi piace davvero molto. Questo non è un live commentary, ma è un commentary registrato dopo. E niente ragazzi, un match dominio in veterano che dovrei aver fatto all'incirca 52-19, credo. Ho un MP7 equipaggiato con estrazione rapida e silenziatore, un'arma che mi piace davvero molto in veterano. Riesco a uccidere sia dalle distanze ravvicinate che le lunghe distanze. E niente ragazzi, dovrebbe essere un gameplay di circa 10 minuti e mezzo e niente insomma. Utilizzo questo commentary, anzi questo gameplay è nemmeno chissà che fantastico, perché tipo muoio 10 volte come un deficiente, poiché quelli mi chiamano tipo mi chiamano delle ricompense, uccisioni che mi uccidono in continuazione. Comunque ragazzi, utilizzo appunto questo gameplay perché voglio inserire qualcosa nel mio canale e anche parlare un attimo di alcune novità. Novità che riguardano appunto la mia connessione, per chi avesse visto il mio recente video. E quindi la mia connessione, avendo una lice 20 mega e avendo attivato l'ultima volta l'internet play, mi andava tipo a 7 mega e ho sclerato tutta una mattina con un assistente della Telecom per riuscire a risolvere finalmente la situazione. Abbiamo risolto, anzi alla fine ho risolto io, adesso lo dico, ho 19 mega in download e 1,5 mega in upload, quindi adesso tipo la mia connessione vola per scaricare file tipo 2 mega al secondo e uploadare video all'incirca 1,5 mega vola, ve lo dico. Comunque ragazzi, io vi spiego per tutti coloro che hanno e stanno avendo problemi di connessione, per chi vuole migliorare la sua connessione della Telecom o anche con altri gestori, che poi magari farò un video a parte. È una cosa molto semplice. Adesso qui non so perché sono fermo, che cazzo stavo facendo, non lo so, sa che stavo controllando il telefono, stavo bevendo, non lo so, comunque lasciate perdere qui. E niente, allora ragazzi, un attimo ho perso il filo del discorso. Ecco, quel cazzo lì mi ha ucciso 8 miliardi di volte, quella merda lì per terra. E vabbè, comunque ragazzi, niente, io ho risolto comprando appunto, ve lo dico, dovete prendere un router secondario, un modem che non sia di Alice, un router. E ci sono dei parametri che voi tramite comandi di terminale, precisamente utilizzando la modalità Telnet nel DOS, potete migliorare l'SNR, che è il margine di rumore che vi consente di ottenere una portata maggiore dalla vostra cabina, insomma della Telecom. Questo consiste, ecco questo coso che mi uccide 8 miliardi di volte, consiste, non so se sono preciso, nell'ottenere appunto una portata, come vi dicevo prima, maggiore. La Telecom, sentite che cosa fanno questi bastardi, vi mettono 12 decibel di standard a tutti quanti, di... standard di questo SNR. Ciò vi mette su una connessione a 20 mega, utilizzando questa portante, di avere all'incirca in download 14 mega scarsi, quindi con gli speed test, che non dovete seguirli perché ve ne bastano sempre due, con gli speed test si vanno intorno ai 12,5, non è insomma accettabile da una 20 mega. Quindi ragazzi, se avete un router tipo il Netgear, che è uno dei migliori, utilizzando queste stringhe di comando, se siete interessati scrivete nei commenti, ve lo spiego, utilizzando una stringa di comando per abbassare insomma questo SNR, i router Netgear riescono a reggere benissimo senza disconnessioni. Poi dipende anche dalla vostra connessione, se avete i fili nuovi, un po' da tutta la struttura. Dovreste utilizzare dei decibel all'incirca 6 decibel, ciò vi consente di dimezzare e aumentare la vostra portata e quindi avere una maggior connessione ad internet. Io
Ho provato anche a fare i test utilizzando i decibel, cioè utilizzando un SNR a 4 decibel e andavo tipo a 21 mega, ragazzi, una cosa assurda, però notavo già qualche piccolo problema, insomma, qualche piccola disconnessione navigando, ma non disconnessione del router perché il mio lo regge, ma ogni tanto carica, poi una volta su tipo 10 si blocca, ma non è niente di che. Io però vi consiglio, per avere una maggior stabilità, di utilizzare l'SNR a 9 mega. Cercate a 9 decibel, scusate, cercate su Google che trovate tutto. Io ho seguito principalmente delle guide su internet, ma poi adesso vi spiego che cosa altro ho fatto. Insomma, ho conosciuto che, cioè, ho saputo da un tecnico della Telecom che la Telecom proprio, se trovate l'assistente, quello intelligente, quello che non fa lo stronzo, se chiamate vi attivano un profilo. Questo profilo vi consente di avere definitivamente l'SNR a 6 decibel. Adesso vi spiego in cosa consiste. Se voi utilizzate il metodo che vi ho detto prima, una volta che spegnete e riavviate il router, perdete tutto e ritornate ai 12 decibel. Quindi, ragazzi, state attenti. Se voi chiamate la Telecom, loro ve lo possono impostare. Per una 20 mega si dovrebbe chiamare profilo I 140, no, non 141. Poi, insomma, se siete interessati, scrivetemi sotto nei commenti e io ve lo spiegherò per bene. Se voi chiamate, loro ve l'attivano e avrete sempre 6 decibel, cosa fattibilissima per una connessione, e avere una connessione decente per quello che si paga. Quindi, ragazzi, occhio, non fatevi inculare, io ve lo spiego. E niente, ragazzi, adesso spero che con questi consigli riuscirete a migliorare la vostra esperienza di gioco online o esperienza, insomma, sul computer, per fare qualsiasi cosa, ragazzi, perché una connessione a internet, essendo in Italia, fanno abbastanza cagare il cazzo. Quindi niente, ragazzi, se vi interessa questa cosa, io sarò contento di aiutarvi nei minimi particolari. Magari potrò fare anche un video su internet, su YouTube, su un video nel mio canale, per farvi vedere per bene quello che faccio. Niente, ragazzi, adesso siamo a 7 mega e devo riempire il tempo parlando altri 4 minuti. Da quello che so, fine agosto c'è una grande conferenza, che adesso è il GameCon, mi pare che si chiami, non mi ricordo il posto, in Germania comunque, e mi sto informando perché vorrei andarci. Quindi speriamo, se tutto vada bene, di poter andare lì. Adesso sono in un periodo che sto aspettando GTA 4 e GTA 5, che non ce la faccio veramente più. Veramente lo amo quel gioco. Sono indeciso se prenderlo su PS3 o Xbox. Adesso dipende dai miei amici in cosa faremo. E poi sto iniziando a pensare seriamente se prendermi la PlayStation 4 o l'Xbox One. Io adesso come adesso punterei a prendere la PlayStation 4, perché sono un fanboy. Veramente sempre preso PlayStation in tutta la mia vita. Adesso sto giocando con Xbox perché mi trovo meglio rispettivamente alla PlayStation. Mi trovo decisamente meglio. E a parte queste grandissime cazzate che non so come cazzo fanno a uccidermi attraverso il muro, ma che cazzo è, io non lo so. Vabbè. E niente, ragazzi, quindi sono molto contento di aver risolto questa situazione, perché stava diventando davvero esasperante. Avrei cambiato gestore, anche se da quello che so ultimamente la cambiare gestore, passare ad altri tipo Fastweb e gli altri non mi ricordo, non conviene, perché moltissime persone sono davvero insoddisfatti. Io alla fine mi trovo abbastanza bene con Telecom, ecco. Quindi io ve lo dico, se voi utilizzate questi SNR, non attivate Internet Play e cazzi mazzi vari, perché con l'Internet Play ti aumentano gli SNR tipo a 15 decibel. Io ve lo dico, navigate tipo ai 6 mega e fa veramente cagare il cazzo, non so perché lo fanno. Io ve lo dico, andavo anche, ho messo tipo 3 SNR e volavo. Quindi, ragazzi, occhio, che se ce la fate riuscite a recuperare una buona connessione e via, insomma. Sono a 10 minuti di video, mancano più un minuto e scarto, un minuto e mezzo. E qui adesso non so quanto sto facendo, perché ero concentrato a parlare
era più o meno uno sfondo col gameplay, ecco, per poter raccontare questi fatti. Non vedo l'ora, appunto, come ho detto prima, di giocare a GTA V, perché io lo amo come gioco veramente. E un'altra cosa, volevo giocare a Call of Duty 4, il mio gioco. Cioè, io ho iniziato con Resistance, la mia storia è iniziata tutta da Resistance, con la PlayStation 3 ha comprata appena uscita, tipo quando avevo 12 anni, ragazzi. E io ho amato Resistance dall'inizio, cioè il mio primo gioco online. Per poi passare a Call of Duty 4, il gioco che ho nerdato come un pazzo, ve lo dico. Ho nerdato tantissimo. E adesso niente, magari vi racconterò meglio la mia storia in un altro video. Quello che voglio dirvi è che sulla Play non funziona più e niente, lo sto cercando disperatamente sull'Xbox. Quindi se lo trovo usato bene, se no lo compro da Amazon online a 24€ e via, perché sono molto nostalgico di quei bei vecchi tempi, veramente lo devo dire. La community italiana tutta su PlayStation 3 era fantastica, veramente. Era qualcosa di bellissimo, soprattutto giocare con Ron e niente, ragazzi. Leggete il post che ha fatto la Malagante. Io, ragazzi, nella Malagante, nel suo profilo di Facebook. Ragazzi, il commentary posso dire che è finito e mancano più tipo 10 secondi. Quindi, bella raga, se vi è piaciuto, se volete sentire un po' più la storia, commentate sotto e mettete un mi piace, che anche se sono seguito poco mi fa piacere. Quindi bella raga, 52.19, al prossimo gameplay, al prossimo video. Ciao belli!